sfida, il Palabianchini torna ad essere il palcoscenico delle grandi sfide. L'Axed Group Latina questa sera affronta la Carli Sport Cogianco nella 23esima giornata del campionato di massima serie, l'anticipo di lusso dove le due squadre sono alla ricerca disperata, forzenata, più importante di questa stagione, tre punti che possono valere veramente i playoff. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, con le riprese esterne affidate ad Emanuele. Il suggerimento verso corso sale Battistoni, ci prova la finta con il colpo attivo, la palla che va a colpire la traversa sulla panchina della Carli Sport, ruba il pallone Tobbe per la Carli Sport, il tiro e la rete, il vantaggio di Giappa. Luparense che in questa giornata osserva il turno di riposo. Corso, palla per Arnaldo, la possibilità, il palo, dice di no Landucci con i piedi, il piattone subito sicuro a Branca Arnaldo, il tiro numero 25 spedisce fuori, adesso la palla un bella, arriva Corso, arriva Tobbe però a rimorchio, recupera un grande pallone per la Carli Sport, Giappa la finta con il corpo, il tiro, la risposta di Landucci, va a servire Luisinho, adesso è Giappa, rientra il tiro e in due tempi c'è Landucci, sale Borca Blanco, la finta con il corpo, c'è Rosati angolato, c'è il palo ma c'è anche Molitierno, il pallone, il tiro di Battistoni, la risposta di Molitierno, si sta disperando, il tiro Battistoni, Ruben, la finta con il corpo da parte di Pascal e c'è Landucci che in due tempi, c'è solo un fraseggio cercando di mantenere sempre il pallone, il tiro da parte di Battistoni, la risposta di Molitierno, Tobbe recupera il pallone, se ne va intanto Luisinho, esce Landucci, Paulinho, Giappa se ne va, prova invece Battistoni adesso a far tutto da solo, il tiro, l'Axed, Arnaldo, la palombella con Battistoni, il tiro, la rincorsa, pallone fuori, c'è il tocco, Corso si accentra, Arnaldo, il tiro, arriva anche Borca Blanco ma c'è Molitierno e la fa sua, Urio la finta con il corpo da parte di Paulinho, c'è del pallone ad Arnaldo, Battistoni se ne va in mezzo al tiro, occasionissima per il Latina, ancora Latina però che recupera, Corso la possibilità per Borca Blanco, il diagonale verso Battistoni, la finta con il corpo se ne va, scivola a terra, Molitierno ancora c'è, Stefano Esposito da una settimana al comando della squadra castellana, adesso ci prova Battistoni con la palla alzata da parte di Molitierno, smista il pallone per Paulinho, va a recuperare Battistoni, la finta con il corpo, si accentra il tiro, Molitierno con non nessuno, fa tutto da solo, poi se ne va Arnaldo, il tiro, Molitierno con il corpo, se ne va Corso, prova ad andarsene, si libera di Tobbe, la palla del gol, il pareggio dell'Axed Group con Caio, arriva il pari del Latina, la posta piuttosto pesante, adesso vediamo quale sarà la reazione da parte, il palo, l'incrocio sulla fiondata di Pascal, Carli Sport in particolar modo da parte di Tobbe, adesso ci prova Battistoni e in due tempi Molitierno, Rosati, Molitierno, parte la rincorsa da parte di Tobbe, poi si allontana Luisinho, Landucci, l'aiuto di Landucci, Terenzi, Borca Blanco, l'intervento di Molitierno, ancora Borca Blanco, Paulinho, arriva Luisinho, il diagonale e ci mette una mano Landucci, deciso, Ruben, se ne va Ruben, il diagonale, ancora Cogianco, cerca di stringere i tempi e soprattutto la ribattuta da parte di Landucci, qui contro il Monte Silvano, Battistoni, e c'è un palo, Battistoni corre, recupera un importante pallone, la scivolata con Luisinho, alla peggio Luisinho che tra l'altro resta a terra, dolorante, adesso il diagonale,
difficile adesso scardinare. Borja Blanco ci prova la diagonale con Arnaldo che fallisce il tap-in. 14 secondi ancora da giocare. Battistoni, Borja Blanco, Battistoni, e c'è la possibilità sotto rete, nulla di fatto, gli arbitri dicono che può bastare. Axed Group e Carli Sport Latina chiudono l'anticipo della 23esima giornata sul pareggio 1-1.